Buongiorno, oggi siamo in fondo alla Val Ridanna, dove quando ero giovane iniziò quasi tutto, perché io questo giro l'ho già fatto ma non vedevo l'ora di condividerlo con la mogliettina, di caricarla per bene così, un mulo. E dove andiamo adesso? Adesso andiamo prima al rifugio Valletta Pendente. No, ma perché non studi? No, perché non studi, Evelyn? Rifugio dopo, Bicchiere. No. Lo so, prima si passa al rifugio Valletta Pendente. Mi stavi dicendo. Si arriva al Bicchiere. Ostrega. Comunque 6 ore e 20 da cartello. E niente. Inizia l'avventura. Bene, ripartiamo dal primo dei tre rifugi che vedremo oggi, ossia il rifugio Vedretta Piana 2002. Ora ci dirigiamo al rifugio Vedretta Pendente, si trova circa 300 metri più in su. I cartelli dicono un'ora di cammino e poi punteremo al rifugio Bicchiere.
Eccoci, siamo qua sotto al rifugio Bicchiere. Manca poco, già. Ma siamo assai provati, vero Evelyn? Dai, abbastanza. Un po' il caldo, un po' il dislivello, un po' il peso dello zaino, un po' tutto. Eh già, un po' gli anni che vanno su, cara. Dai, ma perché 10 anni fa o più ero un camoscio qua. Va bene. Ecco il bivio. Noi dobbiamo proseguire. Dove va Evelyn? Ne avremo per 40 minuti, mentre con 45 minuti da qui si arriva al rifugio Cima Libera. Io l'altra volta avevo dormito là, invece oggi ci fermiamo a Bicchiere. Yeah.